Allora ricordo, per agevolare eventuali necessità di soccorso, cerchiamo di lasciare lo spazio centrale della strada libero, mettiamoci ai bordi, non stiamo sulla passerella di soccorso, siamo pur sempre in un ospedale, non abbiamo intenzione di interrompere o di mettere in difficoltà le operazioni normali dell'ospedale. Siamo qui per una ragione simbolica, lo sappiamo tutti. Grazie a tutti di essere qui innanzitutto. Quello che è successo in questi giorni ha del tragico e del drammatico. Che c'è? Abbiamo il servizio d'ordine? Se tutti quanti con il telefonino, quando iniziamo la diretta, non la condividete, dobbiamo farlo sapere al mondo. Tutti dobbiamo. Ok, va bene. Va bene. Daniele dice una cosa di buon senso, è evidente che un pezzo della battaglia quasi gioca sul piano mediatico, dobbiamo fare in modo di bucare lo schermo, uscire il più possibile da Lipari, dalla Sicilia, arrivare a tutta la nazione, già ci siamo riusciti, tristemente, grazie, cioè è triste dirlo, ma la morte di Lorenzo ha dato una scintilla. Lo so che una battaglia che era solo della famiglia è diventata una battaglia della comunità. La sfida è farla diventare anche una battaglia di tutti i paesi disagiati, di tutte le situazioni anche isolane della Sicilia, che sono in una situazione simile alla nostra. E noi dobbiamo ringraziare tutti la lucidità della famiglia di Lorenza, che è stata capace di dire ok, abbiamo avuto un lutto, è stato doloroso, ma non vogliamo che succeda più, è un problema di tutti. E di non portare il problema alla ricerca del capo espiatorio come qualcuno ha fatto, qualcuno si limita solo alla cronaca, non è questo il punto. Il punto è mettere alla luce tutti i problemi che ci sono in questo ospedale, lo denunciamo da anni, da decenni probabilmente. Ci sono state varie ondate di proteste, ci abbiamo iniziato a dicembre scorso, abbiamo continuato, questo ora è il momento di non fermarsi. Ora vi descrivo solo quello che accadrà stasera. Abbiamo lavorato per 3-4 giorni, abbiamo studiato un documento perché è necessario comunque avere le idee chiare su quello che abbiamo bisogno, su quali sono le carenze dell'ospedale. Abbiamo cercato di studiare un documento che sia il più possibile rappresentativo dei problemi che abbiamo e delle necessità che abbiamo soprattutto. La serata si dovrebbe strutturare così. Ora tra poco passerò la parola ad Alessandro Lacava, che darà lettura di questo documento e che sarà la base delle nostre richieste quando verranno Razza e Musumeci. Poi mi piacerebbe che ci fosse un giro di interventi. Il microfono è aperto, ma in particolare mi piacerebbe... Dov'è Salvatore De Gregorio, che dovrebbe spiegare un po' il contenuto anche di queste richieste in certi passaggi? E poi ci saranno giri di interventi. Questa deve essere una battaglia di popolo, di tutti, e tutti dobbiamo essere coinvolti. Passo la parola quindi ad Alessandro Lacava. Chi volesse intervenire, vi chiedo ovviamente di pesare il vostro intervento, nel senso che se avete qualcosa da dire di rilevante che qua non ci sta in questo documento o delle cose rilevanti, intervenite, segnatevi, qua c'è il banchetto per prendervi l'intervento. Passo la parola a Sandra Cava. Grazie a tutti, grazie di cuore per questa presenza così numerosa. Credo sia la prima volta che accada qualcosa del genere. Prima di leggervi il documento che abbiamo scritto a 100 mani, mi preme ringraziare il direttore sanitario di questa struttura, il dottore Compagno, perché ci ha consentito di fare questa manifestazione e lo voglio fare pubblicamente con un applauso.
Ci tengo a precisare che il dottore Compagno ci è stato vicino in ogni passaggio, ci ha anche messo a disposizione le stanze, ci ha coperto anche quando facevamo un po' di casino e di rumore in questi 4 giorni concitati. Adesso vi leggo il risultato dell'iniziativa che abbiamo portato insieme a tanti altri ragazzi, ad Anna, a Salvatore De Gregorio, a Paolo, a Francesco e quanti altri hanno messo mano in questo documento, che non è un documento finale, è quello che noi vi prospettiamo, e alla fine di questa diciamo adunanza sarete voi a decidere se questo documento va integrato o va integralmente presentato per come ve lo leggo. Scusate, mi siedo perché tra luce, occhiali. E allora, non c'è la luna. Il documento è intestato presidio cittadino dell'ospedale di Lipari, hashtag io sono Lorenzo. Le vite degli oliani contano, ridateci il nostro ospedale. Sapevamo che sarebbe successa una tragedia. Avevamo da tempo denunciato che la presenza attiva H24 di medici, rianimatori e cardiologi non era garantita al pronto soccorso dell'ospedale di Lipari, e avevamo la certezza che la sopravvivenza di cittadini, residenti e turisti era a rischio. La pandemia Covid ha messo in ulteriore sofferenza una struttura ospedaliera ridotta ai minimi termini, da anni di tagli alla spesa sanitaria, di procedure burocratiche che ostacolano il funzionamento efficiente dei servizi essenziali, di disattenzione verso i territori periferici e disagiati come le Eolie. Il risultato è la palese negazione di un diritto fondamentale garantito ai cittadini dall'articolo 32 della Costituzione italiana, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. I cittadini delle Eolie, come quelli di tutti i territori disagiati, sono diventati figli di un Dio minore. Continuare ad abitare, nascere, vivere e persino morire degnamente su queste meravigliose isole sta diventando impossibile. Tutte le discussioni organizzate dal Consiglio Comunale, le richieste di comitati di cittadini, le proteste, le denunce, le richieste ai dirigenti della sanità provinciale, regionale e nazionale in questi anni sono rimaste inascoltate e non hanno sortito alcun effetto. Dovevamo arrivare alla tragedia. Le indagini in corso faranno luce sulle dinamiche che hanno portato al decesso di Lorenzo Famularo. Ma sarebbe miope limitarci alla ricerca di un capro espiatorio. Non è questo che cerchiamo, perché questa tragedia annunciata ha fatto nuovamente luce sulle carenze croniche di una struttura allo stremo delle sue forze e costretta a turni di reperibilità che contravvengono a qualunque contratto nazionale del lavoro. La scomparsa di Lorenza ci si è rovesciata addosso, ricordandoci che le nostre vite sono tutte quotidianamente in pericolo, nessuno escluso. Siamo qui in presidio permanente all'ospedale di Lipari per richiamare l'attenzione ancora una volta l'attenzione dell'ASP, della Regione, del Ministero della Salute su condizioni di vita e violazione di diritti ormai divenute insostenibili, e non ce ne andremo fino a quando non avremo delle risposte chiare e concrete. Che sia chiaro a tutti.
È paradossale che la pianta organica attuale, approvata dalla Regione, è già di per sé insufficiente rispetto alle necessità operative dell'ospedale, non sia stata mai pienamente rispettata. Alla luce di questo drammatico quadro, pretendiamo non solo l'immediato rispetto della pianta organica prevista dalla Regione, ma l'adeguamento della stessa pianta organica nel rispetto sostanziale dei LEA e l'attivazione di procedure speciali che assicurano l'assunzione e l'effettiva permanenza di personale qualificato presso il nostro nosocomio, anche se tutto ciò debba prevedere dei benefit riconosciuti dalla particolare condizione di area disagiata. Inoltre riteniamo insufficiente e non corrispondente alle reali esigenze della popolazione delle Isole Eolie il modello di ospedale attualmente previsto. E quindi daremo mandato al dottor Salvatore De Gregorio, nostro delegato, per portare avanti le istanze che prevedono l'applicazione del DL 70/2015, che spiegherà lui quando interverrà, che definisce i punti 9.2.1 e 9.2.2 il modello di presidio ospedaliero insulare o di territori ad eccezionale difficoltà di accesso, nonché i contenuti del progetto pilota per l'assistenza sanitaria nelle isole minori e località a difficoltà di accesso. Voglio in questo frangente unire la nostra voce a quelle di tutti gli abitanti delle isole minori e delle aree disagiate del Paese, che negli ultimi 30 anni sono stati progressivamente privati di un'assistenza sanitaria adeguata. Il sistema sanitario italiano è sempre stato riconosciuto a livello internazionale come uno dei migliori al mondo, ma tagli deliberati, privazioni e logiche aziendali lo stanno portando al collasso. Noi pretendiamo gli standard di prestazione e i livelli essenziali di assistenza stabiliti dalle leggi e dalle norme vigenti siano garantiti dal servizio pubblico in modo equo su tutto il territorio nazionale, senza distinzione alcuna. Togliere la sanità pubblica dai territori significa condannare le persone a morte. Oggi siamo tutti Lorenzo e ci siamo stancati di continuare a vedere i nostri diritti morire. Alla luce di quanto accaduto, è necessario prendere provvedimenti che deroghino rispetto al normale adempimento di qualunque procedura, sia essa istituzionale, burocratica o politica, che prevede come unica soluzione possibile per la sospensione della protesta la sottoscrizione di un contratto d'onore tra le istituzioni ed il popolo eoliano. Ed adesso vi leggo la parte più difficile, perché mercoledì quando vengono, insomma, saranno dolori per loro, perché alle parole, come vi abbiamo promesso, siamo passati ai fatti e abbiamo voluto redigere un contratto. Quindi le istituzioni, quando verranno, dovranno decidere se tornarsene con i fiori o con i pomodori, in base a quello che faranno quando ascolteranno noi. Questo è il contratto d'onore, l'abbiamo chiamato, col popolo eoliano. Tra i sottoscritti residenti del comprensorio eoliano, in presidio permanente presso il nosocomio di Lipari, costituiti attraverso l'adesione ai comitati spontanei Io sono Lorenza e l'ospedale di Lipari non si tocca, e le istituzioni rappresentate per l'occasione dal sindaco del comune di Lipari, dall'assessore regionale alla sanità dottore Ruggero Razza e dal direttore generale dell'ASP5 dottor Paolo Lapaglia. Premesso che in data 11/08/2017, con delibera numero 2357/C, è stata approvata dall'assessorato regionale alla sanità la pianta organica dell'ASP5 di Messina ed in particolare la dotazione organica del presidio ospedaliero di Lipari. Non lo abbiamo scelto noi, l'hanno fatto loro, la pianta organica di questo ospedale se la sono fatta loro. A noi non piace, ma l'hanno fatta loro. Verificata l'attuale dotazione organica in servizio presso la struttura ospedaliera di Lipari e riscontrate pesanti carenze tra le previsioni della pianta organica approvata nel 2017 e l'attuale dotazione organica, considerato che al pronto soccorso sono previsti 7 medici,
e di fatto svolgono il servizio in tre. In medicina e cardiologia sono previsti 4 medici e 2 cardiologi, ma sono ufficialmente in servizio 3 medici ed un cardiologo, che peraltro svolge servizio dalle 8 alle 14, esclusi festivi. In anestesia sono previsti 5 rianimatori, attualmente ne sono previsti 3 e non riescono ovviamente a garantire il servizio H24. Uno dei 3 peraltro andrà a breve via perché è vincitore di concorso. Per il comparto infermieri sono previsti 65 infermieri, ma risultano in servizio ad oggi soltanto 34 unità. All'ufficio ticket sono necessarie 3 unità e in servizio ce n'è solo una. Esiste soltanto una postazione del 118, ritenuto che alle condizioni attuali non è possibile garantire la sicurezza del popolo eoliano, le istituzioni tutte si impegnano, ognuna per le sue competenze, a integrare le attuali carenze di organico secondo quanto previsto dalla pianta organica approvata con la delibera 2357/C dell'11/8/2017 entro il 30 settembre 2020. Integrare esclusivamente per il periodo estivo una seconda unità del 118. Fare partire tutti i progetti obiettivo che si rendessero necessari per il potenziamento delle strutture ospedaliere nel periodo estivo. Per intenderci, i cardiologi che vengono in questo periodo in convenzione col papardo sono cardiologi che vengono perché è stato portato avanti un progetto obiettivo. Ecco, progetti obiettivi di questo tipo. Inserire nei tavoli di concertazione, se dovessimo deciderlo tutti, per la definizione della prossima pianta organica che si farà entro fine anno, riferita al presidio ospedaliero di Lipari, il dottore Salvatore De Gregorio, delegato dal popolo eoliano al fine di definire una struttura organizzativa che soddisfi realmente tutte le esigenze del territorio e garantisca i requisiti minimi di sicurezza per la salvaguardia della salute di tutti quelli che vivono e frequentano il territorio eoliano. Questo è il contratto che abbiamo voluto stilare insieme a tutti i ragazzi che ci hanno messo mano. E sarà certamente, se approvato da questa assemblea, sarà certamente sottoposto all'attenzione delle istituzioni il giorno che verranno, presumo mercoledì, ma ancora non abbiamo conferme, mi pare, se vengono mercoledì. Se questi documenti e se questo contratto a voi sembra non sufficiente ma ottimale per poter presentarci in delegazione davanti alle istituzioni votandolo dopo un passaggio di interventi, lo proporremo mercoledì alle istituzioni che verranno a trovarci a Lipari. Grazie. È evidente che in questi giorni abbiamo ricevuto decine e decine di input mentre stilavamo questo documento. Ovviamente ognuno aggiungeva un pezzo, c'è chi sottolineava l'inefficienza della farmacia, il centro di riabilitazione, il 118, ci sono tantissimi problemi, è chiaro che abbiamo dovuto fare una sintesi, però ciò non toglie che questo microfono è a disposizione di chi voglia rilevare qualcosa che in questo documento non c'è, che ritiene importante essere inserito. Ma prima di questo passerei la parola a Salvatore De Gregorio, che però ancora non vedo. Salvatore? Non c'è. Perché è importante anche capire la ricchezza di questa richiesta qui, è che noi abbiamo delle richieste immediate a cui possono assolvere immediatamente. Okay, che è semplicemente la copertura della pianta organica che hanno deciso loro e che nemmeno a noi va bene, ma l'avete deciso voi e ce la dovete coprire. In qualche modo abbiamo anche delle soluzioni, delle proposte su come farlo, ma è un problema vostro. E poi c'è
invece il piano di medio periodo, ovvero un progetto scientifico incardinato nella legislazione nazionale, studiato da esperti per le isole minori e per l'Ipari in particolare, che Salvatore dovrebbe spiegare. Visto che non c'è, io passerei la parola a una rappresentante del comitato L'ospedale Ipari non si tocca, che beh, dirà lei tutto quanto. Passo la parola a Laura. Grazie Paolo. Anche il comitato L'ospedale di Lipari non si tocca ha accolto l'invito della protesta civile fatto dai parenti e dagli amici più cari di Lorenza. Questo tragico evento ha riacceso negli animi di tutti gli oliani l'attenzione sulla questione sanità, in particolare su una sanità abbandonata e mortificata, su un diritto alla salute negato, sia dall'ASP territoriale di riferimento che dall'assessorato regionale alla salute. La protesta è rivolta proprio a coloro che sono inadempienti in materia politico-amministrativa e burocratica nei confronti di un territorio così particolare come il nostro, nei confronti degli oliani che lo abitano e di tutti i turisti che continuano a frequentarlo. Una protesta condivisa da tutti, i territori così definiti disagiati, una protesta che non ha colori politici, una protesta che deve vedere a fianco dei cittadini le amministrazioni di Lipari e di tutte le altre isole della Sicilia. Il Patto per la Salute 2019-2021 prevede i piani di potenziamento dei LEA e gli incentivi per chi opera nelle sedi disagiate. In Sicilia, coloro che devono garantire il rispetto dei LEA sono i direttori generali delle ASP e l'assessore regionale alla salute. Ricordiamo anche che l'atto aziendale approvato è in attesa di essere applicato per mancanza della relazione della pianta organica, che è inadempiente di un segnale concreto e immediato alla popolazione delle isole Eolie e delle isole della Sicilia, che nell'immediato vengano inviati presso l'ospedale di Lipari i medici necessari a salvare i pazienti che arrivano in emergenza, come casi di ictus, traumi e shock. Le figure necessarie sono anestesisti, rianimatori, cardiologi e ortopedici, presenti qui H24. Io ringrazio tutti quelli coloro che stanno seguendo con attenzione attraverso i social e i giornali quello che si sta facendo. Sono certo che questa volta Lipari tiene, non dobbiamo arrenderci, dobbiamo essere civili. Noi abbiamo detto oggi più volte in varie forme insieme ai vari comitati che noi siamo isole ospitali e vogliamo far giungere il messaggio a Mucemeci e a Razza che noi qui non siamo in rappresaglia contro di loro. Noi siamo qui in attesa di loro, ma che questa attesa non diventa poi uno stress. Noi sappiamo e stiamo rispettando le istituzioni. Il sindaco, in confronto con Mucemeci, durante la protesta, ha detto che Mucemeci ha detto che lunedì, cioè domani, darà data di quando viene a Lipari lui e Razza. Ma vi do un'anteprima, da tutte le parti fanno capire che oltre mercoledì non aspettiamo, non è ufficiale, perché saremo pronti noi euliani ad altre soluzioni. Noi qui non faremo i funghi, noi siamo risolutivi, che sappiano che qui li ospiteremo e li accoglieremo da persone d'onore, persone corrette, quali le isole Eolie sono nei confronti delle istituzioni e soprattutto dei turisti. In questo momento stiamo facendo anche l'interesse non solo degli eoliani ma dei turisti. Stiamo compatti, non molliamo. Mi piacerebbe che qualcuno delle associazioni di categoria che hanno dato il loro appoggio a questa mobilitazione e a tutto quello che stiamo facendo volesse prendere la parola. Se c'è il presidente Sandro Crivelli o Danilo Conti. No. Qualche cittadino. Anche qualche cittadino, ripeto, la Marisa prende gli interventi se qualcuno vuole intervenire. Avanti, prego. Buonasera,
Buonasera a tutti, Lino Corrieri. Io in questa relazione, in questo documento preparato dai comitati, non ho sentito la parola punto nascita. Corretto, non l'hai sentita, ma c'è, perché ti integro subito. Nel piano che appunto dovrebbe spiegare nel dettaglio De Gregorio, è previsto il punto nascita, ma l'abbiamo voluto scrivere in grassetto nel contratto, c'è, perché è essenziale e si può avere. Non facciamoci prendere per il culo con questa storia che non si può chiedere la luna, come se il diritto alla salute e a nascere liberi fosse la luna. Non è la luna, è previsto dalla legge. Le nostre mogli, le nostre figlie non è che possono andare in elicottero a farsi il giretto anche per un allarme. È giusto che i nostri figli, i nostri nipoti nascono nel proprio territorio. E poi, cosa importantissima che credo che sia stata inserita, è il discorso di avere un efficiente ospedale anche con un ortopedico. Arriva l'elicottero per una semplice frattura. È allucinante. Nessuno si domanda quanto è costato ogni anno il servizio degli elicotteri e chi c'è dietro. E poi le disposizioni, non sono i medici del pronto soccorso o del presidio ospedaliero di Lipari che comandano, non sono gli infermieri o il personale OSA, le direttive vengono dall'alto, Palermo e quell'imbecilla che c'è a Messina. Grazie a tutti. Ho chiesto prima, per evitare gaffe, perché non si fosse integrato nel documento anche il discorso del centro di riabilitazione. Mi hanno spiegato che in questa fase, per non mettere eccessiva carne al fuoco e per focalizzare intanto il discorso ospedale con la dotazione dell'ospedale, però sappiate che un'altra battaglia va fatta. E visto che c'è tutta questa affluenza stasera, io vi voglio brevissimamente spiegare la situazione della riabilitazione di Lipari. State attenti genitori, perché il centro di riabilitazione di Canneto, che è l'unica struttura che garantisce, è in via di chiusura. L'espediente del centro privato convenzionato è stata studiata per non rischiare, dopo che 5 genitori, me compreso, sono andati davanti al giudice a far condannare il presidente, il direttore pro tempore dell'ASP di Messina. Siccome è stato condannato a ripristinare immediatamente i servizi e siccome rischiava il carcere se questi servizi non venivano realizzati, hanno pensato bene di fare come sempre, cercare il sistema per togliere piano piano, e hanno autorizzato un centro privato convenzionato. Guardate, ve lo dico con il cuore, fino a quando i figli di 2-3 di noi erano per scelta con il progetto al centro di riabilitazione di Canneto, avevano scelto il centro pubblico, loro non potevano muoversi, soprattutto per quanto riguarda i 3,3. Vi spiego brevemente, i 3,3 sono i disabili con connotazione di gravità, quelli al 100% con connotazione di gravità. Nel momento in cui siamo usciti dai servizi del centro di riabilitazione di Canneto, i 3 genitori che avevamo i bambini lì, agli altri li hanno immediatamente, anche i 3,3, sapendo che noi eravamo quelli l'osso duro da superare. Appena noi siamo usciti hanno detto a tutti, compresi i 3,3, di andare al centro privato convenzionato. L'opera che stanno realizzando, come da tanti anni ci provano, e solo grazie a pochi genitori non sono riusciti, è quella di svuotare di servizi il centro di riabilitazione. Nel momento in cui non ci sarà quasi più nessuno al centro di riabilitazione di Canneto da seguire, loro diranno: non ci sono più utenti, non ha senso che stia in piedi la struttura, e la chiuderanno. E dopo un anno, e io penso anche prima, diranno che soldi per i privati non ce n'è più e chiuderanno pure questo di Lipari. Per cui io, come ho già avuto modo di dire, chiedo un atto di coraggio
a tutti quanti i genitori, soprattutto dei bambini e soprattutto di coloro che hanno dei bambini disabili al 100% con connotazione di gravità, di fare un atto di coraggio e andare a consegnare il progetto riabilitativo che si rinnova ogni 6 mesi al centro di riabilitazione di Canneto. Sono cavoli loro come fare per espletare i servizi. Fanno le assunzioni, non ce ne frega niente. Che benvengano i servizi integrativi, che benvengano i privati ad integrare i servizi, ma attenzione a non farci togliere quello che i nostri padri hanno conquistato con grandissima difficoltà e con grande coraggio in passato. Dunque io chiedo, lo dico di nuovo, chiedo in particolare 3,3 e chi è in questo campo purtroppo sa di che cosa parlo, il prossimo progetto di riabilitazione, il prossimo rinnovo, non lo portate, non è una battaglia contro il centro di Lipari, attenzione, contro quello gestito dai privati, è una battaglia per non far chiudere tutti i servizi riabilitativi di Lipari. Il prossimo progetto lo porterete al centro di riabilitazione di Canneto, al pubblico, perché non si può fare un po' il pubblico, un po' il privato, dovete scegliere o pubblico o privato, stavolta dovrete scegliere il pubblico, mi raccomando. Grazie Salvatore. Salvatore solleva un problema gigantesco. No, no, nel senso Salvatore lui intende. Anche la qualità, ma dobbiamo chiedere al pubblico di investire in qualità e questo è il problema. Ci vuole la qualità dell'organico, non la quantità. È inutile che portano 10 persone che non fanno niente. Vogliamo gente che vuole. Certo che serve la qualità. E anche questo è un ragionamento che stiamo facendo, cioè ci dobbiamo dei meccanismi che facciano arrivare persone competenti qui. Ma com'è che l'esempio del centro di abitazione è calzante, perché loro fanno a livello pubblico si fa in modo, mi segnalavano una cosa lì, là fuori c'è un sacco di gente, ragazzi venite avanti, qua dentro c'è un sacco di spazio, per favore venite avanti, anche perché va liberato l'ingresso, potete venire avanti e qua dietro c'è tantissimo spazio. Paolo, attenzioniamo anche il discorso del il microfono è aperto, venite, quello che volevo dire era solo questa cosa qua. Ma attenzioniamo anche il problema dei malati. Scusami Daniele, non ti seccare, il microfono è aperto. Dico, io parlo a nome mio e di tante persone che sono qui presenti, che hanno lo stesso mio problema o che hanno avuto o che stanno attraversando dei momenti difficili. Per noi è difficilissimo prendere il traghetto, l'aliscafo, in condizioni veramente pietose, andare a Taormina, a Messina o a Catania e spostarci, quando qua abbiamo un ospedale che ci potrebbe permettere di fare le terapie qui e di non muoverci. Con i disagi che abbiamo e con tutte le altre cose che ci sono dietro, anche a livello economico, perché non lo sottovalutiamo questa cosa? Perché quando uno si deve spostare soprattutto una famiglia o chi ha bisogno e deve andare fuori, si deve portare dietro qualcuno che l'accompagna. Quindi oltre il disagio nostro per la malattia e per quello che andiamo incontro, c'è anche il problema anche di avere una si deve trovare anche il posto sugli aliscafi, perché molte volte a me è successo che io un giorno sono dovuta salire con i carabinieri a bordo perché avevo una risonanza da andare a fare d'urgenza e non mi hanno fatto salire, ho dovuto chiamare i carabinieri per salire, mi hanno accompagnati e sono stata portata a Milazzo con i carabinieri. Questa non è una cosa che veramente è uno schifo, perché qua si parla della vita umana e di persone che lottano per vivere, e invece si vengono sentire pugnati e spaccati come pezzi da parte. Non ci sta bene. Noi vogliamo il cambiamento e che questo cambiamento ci sia e che sia veramente la risoluzione una volta per tutto e per tutti, perché siamo donne, siamo mamme, ci sono padri e bambini soprattutto, che hanno bisogno di essere assistiti nella maniera giusta. Grazie. Grazie.
noi l'abbiamo scritto questo, abbiamo scritto la chiudere i servizi territoriali significa condannare a morte le persone, ed è questo che stanno facendo da 30 anni. E abbiamo scritto anche un'altra cosa che si collega anche a questo. La causa di questi problemi non è solo la negligenza, è vero la qualità è giusto, ma c'è una progettualità, una decisione dall'alto che va invertita, e l'emergenza Covid ce lo segnala e ce lo ricorda ancora una volta. Perché si è voluto applicare alla sanità una logica di mercato, una logica di azienda, ma la sanità, la salute, i diritti non sono azienda, non sono economia. Il paradosso è che il dirigente che risparmia, che taglia, guadagna. E questa è l'assurdità di un sistema concepito così. Mentre anche sul privato però forse, siccome a parità, ripeto, per questo è da sottolineare il caso del centro di riabilitazione, perché c'è un centro pubblico, sul pubblico lo Stato risparmia, è dimostrato che nel privato il privato è meno efficiente, si spende ancora di più, però che cosa fa? Va sul privato, perché forse c'è qualcuno che ci deve guadagnare, forse. Comunque. Per il discorso dei malati oncologici. Bravo. In tutto questo io ringrazio Antonella che sta prendendo appunti, non ci stiamo, tutto quello che si dice viene scritto e potrà essere integrato qua. Oh, finalmente è arrivato il tanto atteso. Mi chiedo scusa a tutti per il ritardo. No, stavo aspettando te. Ora Salvatore ci spiegherà un po' più nel dettaglio la proposta, diciamo il secondo step, quindi. Certo. Salve, buonasera a tutti, scusate. Allora io volevo soltanto tre punti, no, evidenziare. Uno che sul progetto, no, che dovrete, sul documento, eccetera, perché non ho sentito parlare di chirurgo, no? Perché anche in un momento di pronto soccorso, di pronto intervento, immaginate una peritonite, un appendicite, c'è bisogno di intervenire chirurgicamente subito. E siccome so che abbiamo una sala chirurgica molto buona, ecco, prevedere c'è un chirurgo, ecco, anche di, diciamo, di supportarlo, non lo so, perché poi non è che siamo, cioè, al 100%, pure, voglio dire, le ferie se le farà, ecco. Secondo punto, volevo farvi complimenti, ragazzi, state facendo un lavoro magico, grandioso veramente. Bisogna tenere duro, anche il popolo faceva questa constatazione che in 100 anni i Leparoti e gli Euliani in generale si saranno ribellati 3 volte, forse 4, no? Però quando succede, cioè succede, eh?